Ma la settimana, diciamo, dopo la vittoria a Venezia è una settimana corta, perché giochiamo già di venerdì, quindi abbiamo impostato la settimana per arrivare freschi e carichi alla partita contro Reggio Emilia. Non ci sono stati problemi particolari a livello fisico, a parte l'assenza, diciamo, ormai a lungo termine di Caruso, per il resto la squadra si è allenata regolarmente. Beh, sicuramente stiamo pensando tanto a noi stessi, al miglioramento, ad essere ogni giorno migliori rispetto al giorno prima, quindi questa è una sfida che motiva tanto i giocatori, ci spinge a dare ogni giorno quel qualcosa in più per essere migliori. Sappiamo che affronteremo una squadra, molto solida, che gioca la Coppa, una squadra molto ben organizzata, quindi questo chiaramente dà una motivazione in più a quello che è il lavoro quotidiano, però siamo tanto concentrati su noi stessi e nel fare le cose che stiamo facendo nelle ultime partite ancora meglio. Reggio Emilia è una squadra reduce da due vittorie consecutive in casa, una in campionato e una in coppa. È una squadra, come dicevo, molto, molto organizzata, che ha in Cinciarini il motore del proprio gioco. È stato anche il miglior playmaker nel quintetto ideale dell'ultima giornata di campionato, un giocatore che non ha bisogno di presentazione e che riesce a essere sia pericoloso ma soprattutto a creare tanto per gli altri. Insieme a Thompson e Olisevi Su sono i giocatori sicuramente chiave, ma non dobbiamo soffermarci troppo sull'individualità perché è una squadra che gioca di sistema, con grandissima aggressività offensiva, sempre pronti a punire ogni minimo errore, quindi l'attenzione difensiva, la capacità di aiutarsi l'uno con l'altro, la comunicazione anche in situazioni di emergenza, che sono state le chiavi anche delle nostre vittorie recenti. Chiaramente deve essere fatto in un modo ancora più efficace. Quindi siamo consci della solidità dell'avversario, ma anche consapevoli delle nostre qualità che vogliamo mettere in campo.